Buonasera a tutti. A nome del PNLUG vi do il benvenuti. Sono Moreno, vicepresidente. Abbiamo organizzato queste tre serate di presentazione sull'analisi dei dati, l'intelligenza artificiale, temi che sono molto attuali. Abbiamo preso questi tre martedì giusto prima della pausa delle vacanze. Abbiamo qui il nostro socio Cleverson, che arriva dal Brasile, quindi un ospite internazionale, che ci saprà portare la sua esperienza e speriamo che attiri anche il vostro interesse su questi argomenti. Ti lascio la parola allora, prego. Quindi ti ringrazio per l'introduzione e grazie a tutti per la presenza. Come già sapete mi chiamo Cleverson. E come puoi sentire non sono un parlante nativo di italiano, quindi se hanno qualche domanda o se faccio qualche sbaglio sentitevi liberi per chiedere qualcosa a qualsiasi momento oppure dire qualcosa che vogliono esprimere oppure anche correggere di qualche parola che non sia stata molto capevole. Sai che capevole esiste, no? Non ti preoccupare che siamo qui a darti le mano con la lingua. Ok, prego. Perfetto, grazie. E allora, in questa serata aspetto fare qualcosa per che sia possibile da capire per tutti, nel senso che ci sono qualcosa un po' o meno difficili, un po' o meno tecniche, ma direi che tutto quello che facciamo qui è possibile che qualcuno lo faccia a casa, nel senso che tutti gli equipamenti e tutte le conoscenze sono fattibili da ottenere da qualche posto con un po' di lavoro e un po' di pratica, ma non sono così difficili come sembrano nella media o quando parlano di intelligenza artificiale e scienza di dati e tutto quanto. Quindi aspetto sia interessante per voi e inizio qui la presentazione. Prima di niente in più, sono Cleverson Zocchesato, mai riesco a parlare nel mio cognome che davvero è italiano, ma la pronuncia è sempre difficile, Zocche. Io sono nato a Curitiba, in Brasile. Curitiba, solo per capire, sono qualcosa come 17 ore da viaggio, questo con tutte le fermate e tutto quanto. Per le scale. Le scale, E è più o meno vicino a Rio de Janeiro, e più o meno vicino da São Paulo, ma non così tanto. Sempre mi chiedono questo. La distanza sarebbe più o meno da Pordenone a Salerno, la distanza da Curitiba a Rio, e da Pordenone a San Marino, la distanza da São Paulo. Ma in ogni caso è più o meno vicino, diciamo. Quanto è? Brasile è un po' più grande dell'Italia. Sì, sì, è grandissimo. E questo Porto Alegre? Porto Alegre è ancora più sotto Curitiba. Sarebbe più o meno Rio de Janeiro la distanza. Allora, Curitiba, questa è una foto di Curitiba, è una città così, direi che è carina, abbastanza grande. E ci sono anche le principali abitanti da Curitiba, i più famosi, che sono le capivari. Tra le capivari, questa è una foto della mia casa quando abitavo a Curitiba, con un pôr do sol, un tramonto bello, solo per fare un po' di clima. E farlo bene. E ci siamo. Quindi iniziamo con il riassunto da oggi, che è analisi dei dati. In questa serata ci saranno tre riassunti principali. Analisi dei dati, machine learning, e dopo un'applicazione più specifica di machine learning, che è quella di large language models, che sono cose come ChatGPT e tutto quanto, e come fare per usarli da casa, diciamo così. In locale sulla tua macchina, dici? Sì, sì, in sua tua macchina. Non ha bisogno da niente, è come un processatore gigantesco, oppure usare le clouds. Almeno che tu hai solo un computer molto vecchio, quindi non sono sicurissimo, ma con qualcosa più o meno moderno, già si riesce a farlo tutto. Allora, sul riassunto di oggi, analisi dei dati, parlo un po' sul lavoro con i dati. In generale, il lavoro con i dati significa estrarre qualche informazione o qualche conoscenza
di una informazione o di un dati. Questo in realtà tutto noi lo facciamo intuitivamente, nel senso in cui ognuno che impara qualcosa ha bisogno da qualche dato, da questo dato impara a fare una informazione, da questa informazione imparare qualcosa. Quindi non è niente da nuovo. Ma il principale differenziale di lavorare con questo è che in generale c'è una metodologia per farlo. E questa metodologia è basicamente un, in termini generali, un passo a passo da come fare per prendere i dati, elaborare questi dati, analizzarli e dopo, con questi dati raccolti, estrarre le informazioni, rispondere a un problema o anche fare una moderazione, che sarebbe una sistematizzazione, una riduzione da realtà in cui possiamo provare a capire tutto che influenzia le variabili coinvolte in questi dati. Ancora è un po' astratto questo qui, ma dopo facciamo un po' di pratica per farlo più fattibile, più visibile. Ok? Uh-huh. Allora, la prima parte... Scusa, veramente la prima parte è il problema che abbiamo o la informazione che vogliamo prendere. Quindi questo cambia completamente il tipo di lavoro con quali i dati saranno messi su e con cosa facciamo dopo. Quindi ad esempio se vogliamo capire qual è la migliore pasta, quello che dobbiamo fare è mangiare le paste e dopo provare se va bene oppure no. Ma allo stesso tempo, sì, quello che dobbiamo fare è capire qual è la pasta che c'è la durata più grande fuori, prima da mangiare e ancora essere buona, non possiamo mangiarla. Dobbiamo aspettare fino a che diventi rotta. Quindi questo è un esempio della differenza da come la domanda può fare diversa i prossimi passi. Ok? Allora, con questa domanda, con questo problema da cui dobbiamo lavorare, abbiamo il prossimo passo che è come possiamo prendere i dati o estrarre questi dati per rispondere a quello che vogliamo capire. Attualmente ci sono tante forme da farlo, specialmente perché con la computazione ci sono dati in quantità immensi e anche ci sono varie modalità nuove da come possiamo capire i dati. Quindi possiamo prendere i dati da documenti, di database, possiamo prendere dati di qualche ricerca, anche di immagini, video, suoni di cellulari, di qualche evento, oppure computer. Per eventi intendo anche eventi di una persona, come una persona si movimenta, come una persona parla, o anche una risposta a qualche domanda che questa persona può fare. E per il lavoro con i dati nella informatica, direi che il più facile per iniziare sono quelli che già sono pronti, che sono chiamati di Open Datasets. E qui ci sono qualche link dove possiamo trovarli. Questo sito qui, ad esempio, Kaggle, è un sito in cui ci sono dei sfide di data science, in cui ci sono dati molto specifici, in cui molte persone fanno esperimenti e quelli con risultati migliori riescono a ricevere buoni premi. Questo secondo qui è un link da Google per cercare qualsiasi dataset che vuoi, ma possiamo prendere anche dei posti ufficiali come questi di Friuli Venezia Giulia, in cui ci sono molti dati regionali, anagrafici e tutto quanto. Ok? Allora, abbiamo da dove prendere questi dati, il fondamentale è capire la qualità, la quantità e come questo è connesso con il problema. Quindi, ad esempio, se prendiamo dati sulla pasta un'altra volta, per capire qual è il tipo di pasta, dobbiamo andare a ristoranti simili. Non va bene se andiamo a un ristorante brutto e cattivo e diciamo che se ho mangiato spaghetti lì, no, spaghetti non va bene. E dopo mangiamo un ristorante buonissimo e ho mangiato pizzoccheri. Quindi, pizzoccheri è meglio. Dobbiamo sempre fare qualcosa simile
per garantire che la qualità dei dati sia la stessa. Allora, la quantità è anche importante, perché in questo senso, un'altra volta nell'esempio della pasta, se io mangio solo un filetto di spaghetti non è abbastanza per capire se è buono o no, ho bisogno di mangiare troppo. E come ho molta fame, quanto più meglio. E dopo questo, capendo da dove prendere i dati, da qualità da questi, possiamo anche pensare di altre forme da cui possiamo prendere i dati. Quindi, ad esempio, un'altra volta con la pasta, se prendiamo una foto della pasta, possiamo estrarre il valore dei pixels, che sono numeri per un computer, e fare l'analisi di questi pixels. Quindi, ad esempio, se una pasta è più gialla, possiamo capire che una più gialla può essere meglio che una pasta più rossa, o qualcosa così. Su questo non posso dire molto, perché direi che voi siete più specialista da me. Ma è una ipotesi possibile, giusto? Quindi, non solo delle immagini, ma su tutte altre cose che alcune volte sono estranee, possiamo prendere informazioni e dati. Allora, una volta con questi dati, dobbiamo pulirli, che sarebbe rimuovere tutti i dati che non servono da niente, o fare una normalizzazione e un controllo della qualità. In generale, questa etapa è un po' noiosa, ma è importantissima per capire se abbiamo preso dati buoni oppure no. Bom, faccio un altro esempio con la pasta. Se io ho mangiato un primo piatto, un contorno, un secondo, e dopo mangio una pasta, questa non sarà così buona se la comparo con la pasta che ho mangiato quando ho molta fame, perché la fame fa uma grande diferença nella risposta della qualità che io darò a questo cibo. Quindi dopo ho bisogno di capire se questa è una valutazione buona o no e pensare se la uso o no nelle prossime analisi. Allora, una forma da fare questo controllo sono con delle analisi statistiche, nel senso che possiamo prendere le medie, le metriche, i referenze statistiche per capire se ha senso questo dato oppure no, e anche possiamo estrarre qualche informazione da questo. Su questo non vado molto a fondo, ma direi che qualche ricerca un po' su, ci sono molte fonti da come farlo nell'internet. E anche fuori questo ci sono anche analisi visuali che sono possibili da fare con grafici e grafi, e possiamo anche lavorare con trasformazione dei dati, nel senso in che diciamo che ho mangiato una pasta leggera e una pasta lunga, e dopo trovo una pasta leggera e lunga. Posso pensare che le variabili da questa pasta leggera e lunga siano simili a questa della leggera e della lunga, e così posso fare un'approssimazione per comparare questi dati. Ok? E allora, fatto questo, abbiamo i dati buoni, abbiamo qualche analisi su quelli, e possiamo arrivare alla fase finale, che ho chiamato qui di modellazione. Ma forse già abbiamo questa etapa finale, quando riusciamo a fare qualche analisi e estraiamo e prendiamo qualche informazione buona. Ma alcune volte questo non basta. Possiamo dare un passo avanti e provare con queste informazioni e ridurre e fare una formula, un metodo statistico per fare con che questo caso di studio sia equivalente a altri casi. Che in questo, quello che intendo è che possiamo fare una generalizzazione del caso. Quindi un esempio classico sarebbe la formula della gravità. Nel caso in cui Newton ha calcolato il tempo che ci serve per qualcosa cadere a Terra, e dopo ha detto che la forma della gravità è la gravità invece la massa o qualcosa così, già non mi ricordo molto bene. Ma questa è una generalizzazione che lui ha fatto, basata nei dati di tutte le cose che lui ha buttato a terra, e dopo ha riuscito a fare una buona relazione della gravità. E questo possiamo fare con tutti i dati attualmente, e possiamo fare anche con quello che chiamiamo di machine learning, che sono metodi automatici per trovare queste generalizzazioni e questi modelli.
Ok? Allora, parlato su questo, che è un po' più teorico, parlo un po' sulla pratica di tutto questo. Per fare, caso hanno la voglia di provare, o anche di fare questo insieme a me, ci sono questi, questi materiali da Google che si chiamano Collaboratory, in cui c'è una macchina virtuale che può girare qualche contenuto di, in generale, Python, in una macchina virtuale da Google. Quindi possiamo fare molte cose fighe, o meu computer è un po' bruttino, se abbiamo solo la connessione all'internet. E se vogliono a qualche punto dopo, questo è il link per quello che facei oggi nel collab, che è questo di analisi dei dati. Ok? Le slide poi, sì? Possibile averle? Sì, sì. E anche se facciamo le foto con l'indirizzo di pezzo, ci vogliono 25 minuti per riuscire a copiarlo da una foto. Sì, certamente. Lo invio a... Il sistema di OCR. Un modello. Sì, sì. Ma dopo invio al, al gruppo di Penny Look, oppure se non sono nel gruppo, posso, raccomando di iscriverti. Ma anche così, se non, qualcosa viene qui, che vi invio il link, faccio un control C, ti insieme. Allora, su tutto questo, nel frattempo faccio il setup qui, ma vi chiedo, hanno qualche domanda, qualche considerazione su tutto che abbiamo parlato, qualche dubbio? O siamo a posto? Ok, siamo a posto. Allora, su questo, okay. È possibile vedere bene? Cosa succede qui? Questo è un notebook, insomma, sono codici Python che faccio girare, e la mia, il mio obiettivo qui è fare con che un'estrazione dei dati succeda per dopo analizzarla. Più specificamente, quello che faccio qui è una cosa che io ho molto interesse, che è l'analisi dei dati delle case e la compra e venda qui a Pordenone. Principalmente perché sono arrivato qui e ho trovato che fare l'affitto qui è davvero difficile. E per acquistare una casa bisogna di un sacco di soldi. Quindi ho bisogno di fare un po' di analisi prima di fare qualche, qualche acquisto, proposta d'acquisto. Sì, sì. Allora, cosa faccio qui? C'è un po' di setup e tutto quanto, ma l'idea da questo, non so se già hanno andato a questo sito, immobiliari.it. Ah, c'è una canzone. Ah, bella. Ecco, in Trieste. Allora, beh, forse Trieste è bella, ma il mio scopo è Pordenone. No, non porta roba, Pordenone. Pordenone. Allora, come è possibile vedere? Qui ci sono tanti immobili, tante cose a vendita. Ci sono qui le informazioni su... gli immobili, come locale, terrazzo, balcone, tutto quanto, e il prezzo. Se vado alla pagina, ci sono anche più informazioni, come la tipologia, quanto piani ci sono, costi, efficienza energetica e così via. Come è un po' noioso andare in tutti i siti, prendere tutti i dati, tutto quanto, quello che ho fatto qui, in questo notebook, è estrarre le informazioni di questi siti, automaticamente, e farlo girare in una forma un po' più facile a me per fare le analisi dei dati su questo. Ancora sta facendo setup, ma l'idea è così. Non so se già hanno qualche esperienza sul sito e tutto quanto, ma... Scaricati. Sì? Come fate? Avete già reso oppure hai fatto un'estrazione normale? Voce, voce. Sì. Come è estratto? Delle API oppure usato delle pagine web scraping? Sì, sì, è un tipo di web scraping. Quindi la prima parte di questo che ho fatto, non so se già hanno fatto qualche lavoro con websites, ma se vado qui nell'analisi, ad esempio, diciamo, tutte queste storie di sitio, vi mostro qui un po' meglio. Sì, sì. Ad esempio, le costruzioni.
Nella struttura ci sono parole chiave, quindi questo qui, real estate features e l'anno di costruzione. Ups, faccio una connessione veloce qui. Sono un attimino. Ma quello che faccio qui, da questi tags, ti mostro il codice qui. Sì, giusto. Quindi qui c'è un po' di script Python in cui prendo questi tags e l'ho messo in una forma tabulare, in un CSV, che è un spreadsheet. E su questo spreadsheet faccio un'analisi dopo. Allora. Come si chiama? Per estrarre le pagine. Mm-hmm. Pare che c'è una libreria, no? Beautiful Soup che si chiama. Mm-hmm. Sì, giusto, è questa. Sì. La importo qui. Parlo un po' su come farlo. Sì. Con questa libreria. Se puoi spiegarci mm-hmm. come hai fatto. Mm-hmm. Approfitto nel frattempo in cui faccio girare qui, solo un attimino, perché serve un po' di tempo per scaricare tutto. Ma questo Beautiful Soup è una forma Python in cui possiamo solo mettere quello che vogliamo e dicendo che è un HTML. Quindi qui quello che faccio è fare una richiesta alla pagina. Insomma, questo qui si traduce a tutto questo contenuto della pagina. Quindi tutto l'HTML di questa pagina è preso qui, l'ho messo in questo Beautiful Soup, che è una libreria, e dopo su questa libreria posso fare delle ricerche per ogni tipo di tag. Quindi ad esempio qui, per estrarre le informazioni della descrizione, ho bisogno di prendere una tag chiamata div, data tracking key description. Quindi forse è un po' difficile da trovare qui, ma l'idea è che qui ci sarà qualcosa chiamata div class data key description, che è quella che ho preso qui. Quindi per ogni pagina faccio questo modello, questa estrazione dei dati, e dopo questo creo una forma da estrarre tutti i dati. Qui l'ho fatto di una forma un po' più veloce, che è per farli per threads, ma non ha bisogno da farlo se vuoi fare la casa, basta prendere il Beautiful Soup, fare questa richiesta e dopo tanto avrà tutti i risultati che vuoi. E qui sono tutte le pagine in cui ho andato per prendere le informazioni, quindi passione di Pordenone, prato di Pordenone, sacili e tutto quanto. Sì? Allora, hai preso normalmente praticamente gli URL e quello hai salvato in parte, hai processato No, in realtà solo ho preso la pagina iniziale di Pordenone. Ah, Pordenone. Sì, sì. Okay. E c'è una logica qui, in cui prendo la paginazione, vado a ogni pagina qui, prendo della stessa forma la tag di qui. Scusi? Tutte le pagine che hanno l'hyperlink di ricerca Pordenone, sì, quelle che sono sotto le prendo, quelle mm-hmm. che sono prima no. Esatto. Uh-huh. Quindi anche lì ho fatto un automatismo. Mm-hmm, giusto. Sarebbe possibile fare in un livello più alto? Ma credo che così impazzisco un po'. Il primo livello di Giulia ci metti qualche giorno. Va bene, solo su Pordenone l'ho fatto qui. E questo sono qui, ma sono le uscite di un print che ho messo solo per avere un controllo da quello che abbiamo. Perché, come non sono un programmatore molto bravo, sempre faccio qualche schifo, quindi è buono avere un log da quello che è uscito. Quindi questi sono degli esempi di tutte le pagine, San Quirino e tutto quanto. Se lo permettono, e questo è in tempo reale di quelli che sono stati presi ora. Finora sta estraendo in questo momento? Sì, sì, ancora c'è un po'. Se non mi sbaglio, sono qualcosa come 1000 siti o qualcosa così. Quindi
ci serve un po' di tempo ancora. Se hanno qualche domanda in più o qualcosa, è una buona ora per farlo. Che programma utilizzi qui per la scrittura? Dove stai facendo girare? Visual Studio Code? No. Questo sono i collaboratori da Google. Ah, buono, okay, questo, perché non ho parlato su. Uh-huh. Approfitto e vi mostro. Sì, sì. Sono, insomma, questo di Google. Sono notebooks gestiti da Google, nel senso che basta avere una conta Google, entrare in questo sito e può fare quello che vuoi con qualcosa da Google. È possibile avere sì, sì, certamente. L'ho fatto qui per condividere il link, ma è possibile farlo scaricare questo? Si fa la scarica? Sì, sì, giusto. Qui vi mostro veloce. Sono tutto quello che hai bisogno da installare qui per questo collaboratore. L'ho fatto. Questo non serve oggi, ma per la prossima volta servirà. Ma queste sono le librerie che lo uso qui, quindi Beautiful Soap, iframe, questo get e così via. Pandas. Pandas, sì. Mm-hmm. Sì, Pandas che è classico per fare l'analisi dei dati in Python. Va bene. Quindi qui c'è un esempio da come usare questi collaboratori e come lo fare. È interessante se vogliono apprendere a fare la programmazione o poter lavorare con l'analisi dei dati. E direi che è particolarmente semplice. E è bello perché puoi fare qualcosa, diciamo, un più un. Ci serve un po' di tempo per farlo girare, ma già ci sta. Non ha bisogno di fare il setup della macchina vocale, non ha bisogno da neanche tutte le informazioni o della potenza per farlo. E una cosa bellissima è che puoi anche addizionare qualche altro resource, come una placca di video qui. Quindi questo diventa veramente più potente che il mio computer. E questo è un altro motivo per averlo fatto, perché dopo faccio girare qualcosa di più pesante, quindi mi serve una placca di video. Da un punto di vista hardware, per fare questi calcoli, uno in casa, da parte della ricerca delle case, alza la voce Michele, magari c'è un set di dati molto ristretto, solo un set di dati molto alto, cioè bisogno di un computer della NASA, cioè si basa su il calcolo parallelo, sulle schede grafiche, su cosa viene fatta la, il calcolo di modelli. Tutto questo che ho fatto finora di questo notebook non ha bisogno di una placca di video, tanto che non la uso qui. Questo può essere fatto localmente e non ci serve tanta potenza per fare questi scrapping, direi. Quindi questa parte è un computatore da casa. La contabilizzazione dei pixel, allora il discorso cambia. Sì, sì. Se vai a fare un allenamento veramente pesante di un parlamento di macchina, ha bisogno di molte cose. Ma in realtà, se vai fare qualcosa così, ha bisogno di essere Google o Facebook, perché ti serve molto solo di... non so se conoscono l'ultimo modello di Facebook, ad esempio, quello Llama 3. Ho letto che questo servizio da Facebook qualcosa come 10 milioni di dollari per fare l'allenamento. Solo l'allenamento, con tutte le macchine virtuali girando e tutto quanto. Quindi è un po' difficile per arrivare a questo livello top, diciamo così. Ma per fare qualcosa come un'analisi di casa o qualcosa più tranquilla, non ha bisogno da tanto. Così possiamo fare il girare localmente, senza problema. Mm-hmm. E... è finito lì? Mm-hmm. Ah, ok. Sì, è finito. 938... casa disponibile. Sì, sì, in realtà sono immobili. 1942 immobili. Disponibili sul loro portale. Sì, sì. E questo è tutto che io riesco a prendere. Non abbiamo messo un prezzo, quindi è fatto di tutto. E adesso sì, sì. Ma allora, quello che ho fatto qui è prendere i dati. La seconda parte è fare la pulizia, che è un po' noiosa, e fare l'analisi.
Quindi allora, vediamo un po' tutto quello che ho preso. Queste sono le 5 prime pagine, le informazioni che ho preso. Quindi, ad esempio, qui abbiamo la pagina, la zona in cui si è trovato l'immobile, il titolo della pagina, data dell'ultimo aggiornamento, descrizione, prezzo request e tante altre cose. In realtà, questo qui, faccio girare qui veloce, sono parecchie colonne che ho preso. Tutto questo, sono 116 colonne. Non parlo da tutto con voi perché è troppo, ma ci sono cose come se c'è idromassaggio, se l'asta è nel tribunale, se c'è 3 balconi oppure 4 balconi e così via. Questo è un po' troppo per lavorare su e ancora non sappiamo se sono buoni i dati. Quindi la prima cosa che faccio è rimuovere tutto quello che direi che non mi serve. Come io non ho capito nulla da come fare... Scusa, ma come hai fatto a ricavare queste? Perché tu prima hai letto la pagina iniziale con la lista, mm-hmm. e poi per ciascuna sei andato a fare lo scraping di ogni pagina, hai estratto questi 100 e rotti dati per ogni pagina che mm-hmm. hai fatto lo scraping. Ok, vi mostro veloce qui. Ma questa pagina sono presi e per ogni pagina... faccio uso da quello Beautiful Soap, okay. e per ogni pagina prendo tutte le informazioni che a prima vista mi sembravano buone, okay. che sono classi, prezzo, locali, tutto quanto. Quello che ho fatto qui è perché queste informazioni qui al fondo sono variabili tra le pagine, queste informazioni di tipologia, caratteristiche. Quindi, e queste altre caratteristiche che le ho preso, ma sono veramente diverse tra gli immobili. Quindi ognuna da queste è diventata una colonna in questo punto. Per questo ci sono tanti colonne. Mm-hmm. E ora che viene la pulizia dei dati, quello che ho fatto qui, prima cosa, mettere fuori tutto quello che credo non mi serve. Quindi deposito occasionale, neanche so quello che molte cose qui sono, come referente, lotonumero. E come non sono esperto abbastanza per fare cose di asta, ho messo fuori tutto quello che sono relative a asta, come rito, unità e tutto quanto. In questo caso, cioè tu, la tua domanda è stata quali sono i miei parametri che mi servono per valutare la scelta di una casa. Quindi hai eliminato mm-hmm. tutto quello che non ti interessava. Sì, giusto. Questo pensando in me, se arrivo qui, si trova una casa che mi piacerebbe acquistare o no. Quindi tutto quello che è rimasto sono cose che forse mi piacerebbe o no. Quindi ad esempio un idromassaggio. Mi piacerebbe un idromassaggio. Non credo ho i soldi per tanto, ma mi piacerebbe. Quindi con questo, ma ancora facciamo un po' di pulizia per controllare meglio questo, tutto questo. Ma allora, la prima cosa che ho fatto la pulizia è sui prezzi. Perché come possono vedere qui, il prezzo è nel formato euro, spazio, e il costo dell'immobile. Ma per il computer questo non è così buono, perché mi servirebbe un numero, così posso dire quale è più costoso e quale è meno costoso. Nel senso che per il computer questo qui è tutta una parola, non è un numero. Certo, è una stringa. Una stringa, giusto, esatto. Quindi quello che faccio qui è trasformarla in numero. Rimuovo questa prima parte qui e dico la faccia una float, un numerale. Ok? Quindi diventa un numero qui. E su questo ci sono tante altre cose che non vado a fondo, ma se hanno qualche domanda sentitevi liberi per chiedermi. Ma insomma, bene, come ho girato un'altra volta, quelle volte ci sono qualche cosa che non vanno bene. Quindi faccio questo desconto dopo. Ma cambiano qualche informazione su. Quindi non è sempre che è stabile questo codice. È della stessa parte di qui. Non sono un programmatore così bravo quando troveremo qualcosa così. Va bene, su quello che importa non più. Scusa, un'altra domanda. Sì? Un tool di... se non fosse, non so, il
qui che fai un debugger del software, no? E vedi anche i dati, o tu che l'hai messo tu o viene da sito? Scusa, da su cosa? Lui dice questa idea, no? Qui. E poi fa vedere i dati che sono passati. È un tool che viene dal sito di Google oppure l'hai aggiunto tu? In questo caso è dal sito da Google, ma c'è una ferramenta che si chiama Notebooks, Jupyter Notebooks, in cui può farlo girare da casa se vuoi, e questo fa tutto questo. Ok. Uffa, è girato ora. Ok, bene, quindi ora ho fatto la pulizia del riscontro, che è la stessa idea del prezzo originale, la zona della comune. Ho parlato troppo prima. Va bene. Allora, ci siamo. Faccio la pulizia della comune perché i dati non sono tutto uniti, quindi li stacco qui. Cambio la data di aggiornamento. Anche il discorso per i metri quadri, la stessa cosa. Hai estratto il numero praticamente della stringa. Sui metri quadri, l'area, sì, la faccio così. Da qualche punto la faccio, credo che è chiamata superficie. Ecco qui. Prima. Eccoli qua. Qui, superficie. Pulito, superficie. Quindi questo è un po' un casino, perché c'erano informazioni che diceva 210 metri quadri, via di dettaglio, area commerciale, tanto. Quindi erano due informazioni in questo posto. Quello che ho bisogno da fare è creare una colonna chiamata area commerciale e area regolare. E la ho condivisa e metto sullo stesso posto. Quindi ho bisogno di rimuovere tutte queste informazioni, come vede dettaglio, metro quadri, commerciale e tutto quanto. E anche tipologia e così via. Quindi questo è un po' noioso. Quindi vado alla fine, diciamo così. Ma se hanno qualche domanda su questo, sentitevi liberi per farla. Ma dopo questo vi mostro il risultato finale di tutto questo pulito. Eccolo. Quindi ora sì, abbiamo la pagina, la zona, il titolo, data di aggiornamento, la descrizione, se c'è il prezzo su richiesta, contratto. Ancora ci sono parecchi dati, ma direi che è molto meglio, perché tutto questo sono interessanti a me, almeno. Lo dico così, ma ancora non so cos'è una mansarda, ma mi sembra qualcosa buona da avere. Sì, sì, una mansarda. Posso andare a tutti i miei amici e dirgli, oh, vieni a vedere la mia mansarda. Bellissima. Anche Dopo facciamo un scambio di mansarda. Ah, un sottotetto? Sì. Ah, ok. Quindi non posso farlo nell'inverno, solo nell'estate. Sì, sì. Allora, fatto tutto questa pulizia, possiamo anche aggiungere altri dati, come ad esempio il prezzo per metro quadri, che sarebbe il prezzo diviso pela superficie. Opa. Mi dispiace, non sono molto bravo senza il mouse. Va bene. Quindi ad esempio qui possiamo creare altre metriche, tutto quanto, per fare tutto quello che vogliamo. Ok. Allora andiamo alla parte interessante, che è vedere quello che abbiamo qui e come possiamo fare per trovare la mia casa speciale, che ora c'è una mansarda, probabilmente. Ho preso qui le principali colonie e ho fatto un'analisi statistica veloce con pandas. Ah, tutto questo è con pandas, la libreria pandas di Python. Se prendiamo le informazioni e facciamo un describe, questo già mi dice qual è la media di tutte queste informazioni, il divio, la direzione padrone, la quantità minima e massima e tutto quanto.
Quindi qui possiamo vedere che in tutte le regioni di Pordenone il prezzo medio delle abitazioni sono da 219.000 euro più o meno. Questo già mi fa triste. Non credo riesco a acquistare qualcosa. Ma se vado al minimo, 1.234. Già sono più felice così. Sì, sì. Sì, sì, questo sembra veramente un... Però lì hai un problema con la qualità del dato. Sì, possibilmente. Dipende dalla percentuale di abitazioni grandi rispetto a quelle piccole. Sì, sì, giusto. Se tu chiudi tutto in un centro città dove sono solo appartamenti, avrai appartamenti piccoli e quindi ti si abbassa tantissimo con la media. Sì, giustissimo, hai preso un punto importante. Poi un'altra cosa che non hai forse tenuto. Forse hai tenuto conto qualche variabile che ancora non ho visto passare velocemente, se è appunto casa singola o casa in gruppo. Ma adesso possiamo gestire le domande. Sì, sì, dati. Sì, ci sono tante domande e questa è la parte interessante, perché queste domande sono quello che vogliamo investigare ora, che vogliamo capire cosa succede. Sulla prima domanda, ad esempio, abbiamo una media, ma abbiamo il percentile? Percentili? Percentuali? Nel senso, c'è una quantità che è la metà? La mediana? Mediana, sì. Abbiamo la mediana, ad esempio. La mediana è veramente più bassa della media. Ah, solo per capire bene, la media, se sono tutti dati, la mediana è la posizione al centro, se li ordiniamo. Quindi... giusto, questa da 25 e questa da 35, quindi 50% è 175.000. Questo ci dice che molto possibilmente ci sono case meno costose, ma ci sono alcune poche che sono costosissime e che mette la media su. Quindi questa è una prima analisi statistica iniziale, ma se vogliono fare qualche relazione qui, approfittiamo. Perché direi che questa è la parte veramente interessante, non tanto la parte pratica. Beh, nella pulizia puoi cominciare a togliere quella da 7 milioni e 3. Abbiamo già detto che qua nessuno vuole. Sicuramente. Molti la vorrebbero, ma... Un'altra cosa interessante, non so se hanno capito, ma ho creato qui l'età degli immobili. Ci sono immobili con meno di 2 anni di età. Sì, sì. Sono parecchi giovani. va bene, un altro problema sono le spese condominiali mensili, in cui possiamo anche aggiungere al prezzo, ma questo è un altro assunto, giusto? Quindi ad esempio qui questo dell'età dell'immobile, che ci sono meno 2. Sono tutti questi che sono per il futuro. Quelli che compri sulla carta, quindi sì, il progetto. Sì. Questo è dato aggiornamento. Quindi qui nella descrizione c'è appartamento elegante, incarna un progetto visivo. Non mi ricordo se c'è la, sì, ho preso la data di realizzazione. Di realizzazione. Direi di sì, sì, ma non mi ricordo se l'avevo mantenuta. Prima l'ho vista. Eccola lì, la, data aggiornamento. No. Questo è aggiornamento della pagina. Solo un secondo, faccio veloce qui. Vediamo quali sono le colonne che ho. Sono anche un po' dislessico nel computer. È la tastiera italiana. Sì, sì. Ancora non ho capito a parlare con le mani. Ah, sono... Va bene, su questo vi chiederei da credere in me. Sì, ok, dai. Ok. Quarta linea. Ah, perfetto, grazie. Ops. Quindi se qualche giorno vogliono lavorare con questo, per...
per fare una, un filtro basta aggiungere qui hanno la costruzione ops costruzione aiuta sì sanno come scrivere ecco tutto 2026 questo è un numerale per questo è un po' brutto mm-hmm. Ma dopo quindi le tempo... case saranno pronte nel 2026 mm-hmm. Giusto si spera sì. Forse magari allora una forma più bella da fare questa analisi è anche con i grafici questo diventa più facile da vedere tutto lo dico questo ma non vedo nada qui giusto questo è perché è quello problema che mi hai detto della casa troppo costosa questa è la relazione tra superfici e prezzo quindi se mettiamo via tutte le case con più da 2 milioni di prezzo perché io non riesco a acquistare una da questa per niente e così abbiamo ridotto qualcosa e facciamo i grafici nuovamente possiamo controllare che ci sono i risultati qui da 10.000 di superfici anche a questo è elevato a 10 a sesta ma sono qualcosa come 1.500.000 milione e mezzo di euro milioni e mezzo giusto e la principale contraccezione qui è questa parte da 250.000 e un po' prima di prezzo e di superficie da fino a qualcosa come 1.000 metri quadri e meno mm-hmm. Allora un'altra forma di vedere queste informazioni è se facciamo un contaggio di tutte le allora. E se facciamo un contaggio da tutte quelle che abbiamo quindi ad esempio la superficie abbiamo più o meno 250 immobili con qualcosa come 200 metri quadri. Quindi le principali concentrazioni sono da questi tamanni, ma ci sono anche quelle con 1250, tutto quanto, e quello veramente piccoli. E se facciamo lo stesso con il prezzo, possiamo capire che principalmente ci sono immobili da qualcosa come 200.000 fino a mezzo milione, e ci sono anche più cose. Bene. E altra cosa che possiamo fare sono i grafici correlazionati, in cui possiamo prendere la superficie, il prezzo e prendere la concentrazione dei dati. Non so se è possibile vedere bene, ma questo più scuro è dove sono più concentrati i dati degli immobili. Quindi un'altra volta, verso le 200.000 e zero. Scusa, okay? Sì? Ma tutta questa cosa che hai fatto fino qua, senza banalizzare, diminuire, mm-hmm. viene fatta anche su un foglio Excel di calcolo. Sì. Cioè, fino adesso mm-hmm. non stiamo guardando niente di machine learning. No, no. È quello che praticamente penso che quasi tutti fanno, prendono il foglio Excel, mm-hmm. lo puliscono, lo formattano e iniziano a fare nei grafici. Sì, sì, giusto. È comunque un po' più potente. No, okay, con una riga di codice fai quello che tu faresti sì. In mezza giornata di formule. Mm-hmm. Sì, direi che è una buona forma da pensare questa parte. Una grande linea di Excel, un po' più potente. Sì, sì. La parte di machine learning è nella prossima settimana, quindi state... Questa è pulizia dei dati. Sì, sì. Sì, sì. Diciamo che l'Excel te lo dovresti aggiornare ogni settimana per vedere se sono venuti fuori i mobili nuovi. Qua schiacci play e lui va a vedere, e quindi se c'è qualcosa di nuovo... Lo scritto l'hai sentito, no? Ho fatto questa domanda perché non sapendo niente di machine learning... Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Ma ho bisogno di mantenere l'interesse per tutte le 3 giornate. Non posso dire tutto oggi. Va bene. Come questo è un po' piccolo, ho messo la stessa cosa qui, un po' più grande, e possiamo controllare un po' meglio che verso le 150.000 e le 100 metri quadri la concentrazione è più grande.
E ci sono anche altre informazioni che possiamo controllare per vedere cosa influenza il prezzo, come lo stato dell'abitazione. Questo va bene nella mia, nel mio computer, ma non so se va bene per voi. Ma l'idea qui è che questi blu sono gli immobili buoni, che in generale sono, con relazione al prezzo, sono fino a 200.000 euro. Il rosa, diciamo, da ristrutturare, che hanno un prezzo più piccolo. Questo verde sono nuovo o in costruzione. E il rosa, rosso, sono in ottimi stati ristrutturati. Quindi, in generale, quello che abbiamo qui, in termini di quantità, sono gli immobili buono abitabili. Quelli ottimi sono un po' meno, e quelli da ristrutturare c'è una quantità buona, ma non è così tanto. E anche seguono un po' meno, più o meno la stessa distribuzione da quelli di prima. E... non sì, sì, questi sono sovrapposti. Come quindi a raggruppare nuovo e in costruzione, che sono due cose diverse? Questi sono venuti dal sito di immobiliare.it, così. Ah, è una classificazione da loro. Sì, sì. È un po' strano, ma non riesco a staccarli perché non c'è questa informazione nel sito. Mm-hmm. No, come lo vendi adesso, ci abito adesso in costruzione, certo, se c'è il 2026 e più mi devo fidare dai dati, ma se il nuovo potrebbe essere nuovo, non venduto, ma quello che possiamo fare qui per rimuovere quelli che sono in costruzione sono prendere quelli che hanno l'età con meno 2. Sì, sì, possiamo filtrare qui e dopo fare la comparazione tra le due. Ma molto bene. Fatto questo, faccio anche la relazione tra superficie e prezzo e lo stato. Questa è ancora un'altra cosa in cui uso una libreria chiamata Seaborn da Python, che è, diciamo, qualcosa in più che possiamo fare con il notebook per analisi. Non so se è diventato molto buono da vedere, ma diciamo che per il prezzo da 150.000 e qualcosa come 100 metri quadri, principalmente abbiamo quella mescola un po' da tutti. Quelli nuovo o da ristrutturare sono nella parte più grande, scusa, nuovo da costruzione sono qui nella parte più grande, più ma con prezzo... Più costosa, nella parte più che costa di più. Sì, più costosa, scusi. Perché sono nuovi in costruzione, giusto? Precisamente, grazie. E quello qui sono principalmente quelli da ristrutturare, che sono più chiari. Questo con superficie grande e prezzo piccolo. Possibilmente, sì? In questi grafici tu puoi anche partire da uno precedente e fare una query successiva a quello da prima? Cioè, una stazione successiva parte da quello che è stato prima e sottoporre un ulteriore query o parti sempre da tutta la struttura dati da zero? Possiamo fare quello che vogliamo in questo senso, entrambi direi. Qui, questo def possible, sono tutte le informazioni da quello che ho pulito con meno da 2 milioni di euro di prezzo. Quindi sei già in una query precedente. Questa quarta sì, parte sì. Da una query precedente. Mm-hmm. Oppure se vuoi partire anche dalla teoria. Sì, sì. Vi mostro veloce qui. Quindi se faccio qui def possible, diciamo... Okay. Mi dispiace, ancora un po' di problemi qui. Con una. In cui la superficie, diciamo, è minore da 1000 metri quadri. Se faccio così, creo un filtro su questo. Ops. Quelle più piccole da 1000 metro quadri. Finalmente. Io non sono molto abituato con questo. Io lo chiamo di X, diciamo. Solo per semplificazione. Quindi si metto qui X. Okay. Questo è il risultato da quella query. Okay. Grazie. Sono quello con superficie fino a 1000 metri quadri. Ha
calpestabili in casa. Smersali forse. Sì, sì. E questa è la stessa cosa, solo ho preso una parte un po' minore per vedere migliori la relazione tra loro. Questo è importante per me perché mi piacerebbe un nuovo in costruzione. In costruzione forse no, ma un nuovo o un ottimo, almeno. Quello che sono buoni da ristrutturare direi che non tanto. Però ristrutturato sicuramente non è tanto buono come il buono. Ma è sempre, comunque, è sempre il giudizio dell'immobiliare. Quindi giusto. Non sai mai che range tengono per mettere dentro bravo, cosa li vuole prendere. Per andare a vedere 100 su quanti, hai stringe le 7, 8, assolutamente. Tra buono e il nuovo, sì, sì. Sì. E alla fine questo è abbastanza soggettivo, abbastanza personale, dipende molto da quello che fa la valutazione. Fatto mio, direi che il principale è il prezzo, come questi buoni abitabili sono nuovi in costruzione, hanno un prezzo un po' più alto, forse ho bisogno di lasciarlo vivo. Questo da ristrutturare. Ah, con questa libreria non è possibile. Ci sono altre librerie in cui puoi farlo. Ce n'è uno nuovo, certo. Ma ci sono altre configurazioni. 25 metri quadri. Ho fatto veloce. Puoi generare il dataset in origine. Sì, questa è solo una visualizzazione, un ambiente di test. Puoi fare un dataset che deriva da quello originale filtrando solo il nuovo. Plotly? Poi bene. Python integrato per quello di qua. Ah, sì, veramente? Non lo sapevo. Python, cioè, bello. Per Seaborn puoi usare da... Mm-hmm. Allora, io so anche che ci sono librerie. Librerie da qui? Mm-hmm. Ma non mi ricordo di test. Mi dispiace, qualcosa ti invio dopo, ma Power BI è un'opzione. Credo che non è... che c'è qualche costo involto, ma se vuoi qualcosa più strutturata è bello. Uh-huh. Allora, continuando, possiamo fare altre relazioni anche, come la prezzo, superficie e tipologia dell'appartamento. Questo già inizia a diventare un po' troppo per capire qualcosa, ma diciamo è interessante da vedere. Diventa quasi un dipinto con tanti pixel. E possiamo vedere qualche tendenza, quindi ad esempio c'è abbastanza rosa qui sopra, che sono gli appartamenti e quelli che sono rustici, che diciamo sono i più piccoli e meno costosi. Quindi forse posso trovare gli appartamenti perché sono meno costosi. Ma così possibilmente ho bisogno di lasciare via la mansarda, quindi non sono sicuro se va bene. Un'altra relazione possibile è prezzo, superficie e gli stati degli immobili, la stessa cosa, da prima, solo un po' più colorato, diciamo. Altra cosa importante per me è la classe energetica, perché come io sono da Brasile e voi, anche che la mia città non sia così calda, in Italia fa tanto freddo. L'inverno è un po' difficile. Quindi una classe energetica per me sarebbe bellissima, una buona classe energetica. E non è nessuna sorpresa che la classe energetica più alta sono più costosi e che la superficie non è così grande. Allora, possiamo fare l'analisi delle categorie. Per analisi delle categorie intendo che possiamo prendere tutto quello che abbiamo prima, che sono questi dipinti, e staccarli per farli più facili da vedere. Quindi che ad esempio, quello che c'era la classe energetica, le faccio staccata, di forma staccata, che è più o meno quello che voleva tu, ma non è dinamico, diciamo, né? È solo un grafico diverso. Allora, su questo possiamo controllare che veramente c'è una riduzione del prezzo con la classe energetica. Quindi diciamo, è possibile vedere qualche riduzione qui.
E possiamo fare lo stesso con altre cose. Questo qui è un'altra forma da visualizzare la stessa cosa. Alcune piace, alcune no, perché è un po' brutto, diciamo, ma ci sono molte informazioni qui. E in questo caso c'è la mediana e tutti i quartili coinvolti in ogni classe. Quindi qui la media di prezzo di quelli che sono A4 o A3 sono più grandi. Curiosamente quello di A1 è il maggiore da tutti, non so perché, ma forse c'è qualche altra lezione che possiamo controllare. E dopo tutto la minore media è quella della classe G. E possiamo fare lo stesso con un'altra visualizzazione. Questi sono i prezzi medi, la classe energetica e un po' della variazione stimata per questo, questa libreria. Quindi si deve controllare, un po' simile a questo qui, nel senso in cui c'è questa variazione e c'è questo prezzo medio più o meno. Scusa, volevo... Sì, hai qualche riferimento in letteratura semplice che spieghi come utilizzare diversi grafici? Perché per esempio sempre visti quello di prima, l'ho sempre visto, ma non so quando è il caso di utilizzarlo per analizzare cosa. Lato mio, nel mio lavoro, sempre faccio le due e prendo quello che mi piace più, non ho una regola giustissima. Dipende molto da quello che vuoi fare. In questo caso, come ci sono più informazioni qui, mi piace questo, che sono il block spots. Ma metti in relazione, qui abbiamo la classe energetica, il prezzo, penso sia il prezzo al metro quadro, questo... Ah, sì, giusto, prezzo. Ok. Prezzo finale. Prezzo finale, eh? Ah, mi dispiace, quindi ho capito un po'. Esatto, mm-hmm. Quindi come li metti in relazione? Cosa... Mm-hmm. Ah, sì, sì. Quindi provo a spiegare. Quindi mi spiace, ho capito un po' male la domanda. Ma l'idea qui è che questa linea al mezzo è la mediana, che è la posizione alla metà. Questa da sotto sono il 25%, da sopra il 75%. Questa più bassa è quello che chiamiamo di zero e la più alta è del 100%. Quindi, in generale, la classe A4 inizia a qualcosa come 100.000 euro e finisce a qualcosa come 700.000 euro. Il più alto e il più basso? Sono delle eccezioni? Sì, quello che chiamiamo di outliers, che sono eccezioni così grandi che non sono considerate in questo calcolo, ma sono qui per informarvi che ci sono. Questa è un'informazione interessante se la compara con la classe G, ad esempio, che puoi vedere che il più basso è veramente basso, la media è bassissima e il più alto è qualcosa come 300.000 euro. Ma ci sono tantissimi outliers. Questa è un'informazione che possiamo creare la ipotesi, che è così, perché queste di classe G sono immobili vecchi, immobili vecchi nel senso che possono essere castelli vecchi, cose veramente giganti, che sono veramente costosi. Quindi questa informazione è un'informazione in più per fare una differenza. Ho risposto bene alla domanda? Non so se sì, era quello. No, era proprio questo, la rilettura dei dati. Ah, sì, sì, mi dispiace, pensavo che era come facciamo per scegliere questo, per questo. Va bene, quindi questa è la stessa informazione da questa da prima, solo un po' più semplificata. Cioè, questa è qualcosa come una media. Per fare una presentazione a un capo, forse è meglio questo, ma per fare un'analisi, meglio questo. Sì, sì, giusto. Dipende da quello che vuoi mostrare. Non 3 minuti. Ok, quindi vado un po' veloce qui. Ci sono altre lezioni, quindi ho fatto su metro quadri, tutto quanto, ma metro quadri da regioni, quindi credo che non è nessuna sorpresa, ma il metro quadri da Pordenone è di più costosi dagli altri, in generale, veramente più costosi. E qualcosa altre lezioni? Che ci sono qui? Ma qualcosa ci sentiamo dopo su questo? Ma solo per finire, c'è la parte finale di tutto quello giro di analisi dei dati, che è la modellaggio.
Come possiamo fare per capire se c'è una relazione o no, o come possiamo fare per fare una semplificazione di tutti questi dati, per capire se ci sono qualche relazione buone o no. Ancora sulla stessa libreria, quello che possiamo fare è quello che è chiamato di una regressione, nel senso che facciamo una stima da come sarebbero i dati, creiamo una formula matematica e la mettiamo su tutti i dati che abbiamo. Non vado molto in dettaglio, ma basicamente l'idea è facciamo una linea su tutti i dati che abbiamo per trovare quale sarebbe la relazione tra tutti i dati. Quindi ad esempio qui, ho fatto un cambio di nomi dei dati per ragioni tecniche, ma insomma, questi qui sono della classe energetica A4 e questo della G. Quindi possiamo vedere in questa riga rossa, chiaramente, che non solo la classe energetica è più incrementa molto il prezzo, ma è qualcosa nella ordine di 2 volte, se compariamo la A4 e la G. Quindi se vogliamo acquistare qualcosa buona di A4, ho bisogno di essere pronto a buttare la doppia dei soldi da qualcosa del PSG. Sì, sì. Cioè, non mai fatto questa riga? Questa riga? Sì. Oh, come questa è un... non è esattamente la mediana. Come questa è qualcosa per fare da casa, quello che ho fatto è metto preso la libreria Seaborn e c'è una funzione chiamata lnplot che fa la regressione per me. In realtà questo è una formula matematica che fa tutto un modellaggio dei dati per approssimare tra la distanza da tutti i dati quale sarebbe il punto ideale per tracciare una funzione. Infatti questo mi ha stupito di quella linea, che sia tesa completamente e che non sia frastagliata. Invece, sì, io... Ah sì sì, questa è anche un'altra opzione che posso mettere qui. Quello che succede qui è che questa è una regressione lineare, quindi sempre sarà una riga. Possiamo fare regressioni polinomiali. Abbiamo una domanda. In base a cosa scegli la funzione su cui fare la regressione? Perché io posso immaginare che non sia sempre il caso di fare una regressione lineare. In modo generale dipende di come sono i suoi dati. In questo caso va benissimo una riga, perché sembra una riga, ma diciamo che i dati sono esponenziali, quindi ha bisogno di fare una regressione polinomiale di grado 2, diciamo. Sembrano seno, coseno, vai aggiungendo... Fai un grafo, okay, e in base all'aspetto del grafico fai un'ipotesi su quella che sia la regressione più adatta per rappresentare il grafico, insomma. Oggi andiamo con questo. Ci sono regole, ci sono altre forme, principalmente con machine learning, per farlo automaticamente. Questo è uno dei punti principali di machine learning, che sarebbe fare l'approssimazione di una funzione. Ok, sì, ma in realtà si potrebbe anche considerare, sarebbe meglio della regressione lineare, la polinomio, no? Di secondo ordine, così, perché la classe A ha prezzi bassi. Si aspetterebbe che abbia prezzi alti, invece no. Sicuramente c'è qualcosa qua che si potrebbe guardare in più, perché la classe A costa anche come, non so, classe E. Probabilmente c'è un costruttore che fa dei condomini A, però per prezzi. Può essere anche sicuramente delle cose in classe A siano più piccole, perché se si muove le non so come qua. Però magari la linea non è neanche... è approssimato. E c'è un altro trucco che ho fatto. E direi che c'è un altro trucco qui, perché ho messo insieme A4, A3, A2, A1, A più e A. Questo qui non sono classi vere, ma diciamo che per rappresentare questa è qualcosa interessante. Allora, ci sono altre lezioni che ho
faccio qui, come quella da superfici prezzo. Curiosamente, il prezzo per il metro quadri si riduce più piccolo, conforme più grande l'immobile, che a senso si, i mobili grandissimi sono vecchi, che, e anche il prezzo per metro quadri aumenta con uno con l'altro, perché sono dipendenti. Allora, possiamo fare la stessa regressione anche con le classi, e troviamo risultati da se sono buoni, abitabili, strutturali, nuovo, ottimo, quindi qui sono la relazione tra superfici e prezzo, e la regressione tra tutti gli stati diversi. Quindi quelli da ristrutturare, curiosamente sono, hanno queste relazioni, ma quelli nuovi da costruzione hanno una relazione un po' più bassa di prezzo di area. Quindi mi fermo qui perché il tempo già è esaurito, credo. E poi vedere poi dei bagni, giusto? Per questo è bene? Da questo così... Vedi quella barra colorata, questa fascia colorata. Ah sì, mi dispiace. Su tutta la regressione c'è quello che chiamiamo di una... Non è esattamente una margine di error, ma è qualcosa che... Diciamo che in teoria tutte le altre informazioni si sono esponite lì, saranno più o meno concentrate in quest'area. Quindi in questa area rossa qui. Ma cos'è la standard? Non esattamente... è qualcosa che possiamo controllare per capire più o meno. È qualcosa simile a un errore. Quanto ti manca? Andiamo avanti ancora. Cos'hai? 10 minuti, 5 sì, o hai sì. Finito? E sono finito qui. Ci sono altre cose per altri giorni. Ma quello che volevo mostrarti oggi... 10 minuti. Insomma, tutto quello che volevo mostrarvi oggi, che era pronto, mi fermo qui. Ma se hanno qualche redazione che vogliono fare, possiamo fare insieme ora, o qualche domanda, sono a posto per rispondermi. Quello sul numero dei bagni. Ad esempio, c'è una domanda che io ho ottenuto in questi grafici. Posso estrarre il dataset per poi andare a vedere nel sito quello che mi interessa? Cioè, questo qua è, sono dati statistici, ma... Io estraggo, posso estrarre questi dati e averli in vista in qualche modo? Cioè, mi prendo solo quelli sì. Che mi interessa e vado sul web a vedere solo quelli? Sì, sì, faccio esempio qui, questo Left Possible. Ho preso la pagina qui, quindi possiamo andare direttamente al link. Questo qui è... Di luogo locale. Ah, quella di 7 milioni. Ma se tu ti innamori del puntino in basso a sinistra, c'è un modo per arrivare da quel puntino... Sì, certamente. Cioè, dal grafico, il grafico non è cliccabile, vero? No, il grafico non è per dire. No, no. C'è il dataset, non c'è il dataset. Sono le range che ti serve, poi lo metti in maniera colonnare con l'hyperlink. Sì, sì. Ci sono anche delle librerie che permettono da fare come hai detto. Non l'ho portato qui, ma sono interessantissimi, in cui puoi aggiungere come informazione il link di ogni pagina, e questo sarebbe cliccabile e andabile allo al posto. Sì, sì, sì. La possibilità di più manuale è da semplicemente fare dei filtri qui. Qualcuno mi ha chiesto qual è la più costosa. Sì, sì. Ah, ma dai, è fatto da soldi. Un locale su due, un locale su due locali. Veramente sono un locale. L'agenzia che vende questo. Bene, direi che abbiamo fatto. Qualche altra domanda? Se voglio restringere quel grafico lì, quello lì che sopra, questo mi fai vedere solo fino a 2000 perché è molto buono. Questo qui giusto? Vuoi vedere? Mi faccio vedere fino a 2000.
Quindi il prezzo fino a 2000 è la superficie? Sì, vuole ridurre quella parte sopra. Uh-huh. Quindi facciamo qui, superficie. Minuale da 2000, giusto? Un attimino. 9. Da 2000. Diventa qualcosa così. È un po' difficile da vederlo qui, ma ci siamo. Devo pagare l'India. Ah, obrigado, bella, grazie. Quindi qui abbiamo fino a 2000. Possiamo anche prendere solo quelle che sono nuove e ristrutturate, ad esempio, qualcuno mi ha questo, questo, giusto? Lo faccio, non direi veloce, ma possiamo farlo. Uguale a buono ristrutturato. Un attimino. È buono abitabile. Sarebbe qualcosa così. Comunque io, noi, tu hai modificato il dataset per darlo alla grafica. Se io adesso estraggo il dataset e gli do la lista, posso andare a vedere gli immobili. Sì, giustamente. Posso prendere qualcosa che voglio da queste informazioni. Bene, sono le 9:20. Io direi che la serata è avviata. Grazie Cleverson e ci vediamo martedì prossimo per il prossimo argomento, che è cosa ci farai la prossima. Come abbiamo detto, sarà l'analisi dei dati e come trovare una casa, ma questa volta con machine learning.